Benvenuti a TG Calcio. Siamo alla quinta giornata di campionato, seconda categoria, Girone B. Questa volta l'Atletico Pomalico si trova ad affrontare l'Ostigliano, una partita difficile dove l'Ostigliano vuole accorciare le distanze sulla prima in classifica, mentre il Pomalico aspetta la sua prima vittoria casalinga. Il mister Cetra vuole la vittoria a tutti i costi, non accetta sconfitte, quindi scende in campo con uno schieramento offensivo, dove vede schierati fra i pali Amore, in difesa partendo da sinistra, Difesca, Di Lucca, Calabrese e Lupo. A centrocampo Di Luca, Montano, Acito e Schiavone, in attacco il duetto Perillo Gualtieri. Inizia così il primo tempo, con un Pomarico che mette in difficoltà dal primo minuto gli avversari. Un Pomarico con grande cuore che lotta in ogni reparto, con un grande ritorno in campo dell'attaccante Leo Perillo e del difensore Alessio Difesca. Dopo 25 minuti di gioco arriva il gol di Schiavone con un tiro al limite dell'area dove il portiere non può far nulla. Un Walter Schiavone indemoniato, dove la difesa avversaria non riesce a contenerlo. Finisce così il primo tempo con il parziale di 1-0 sull'Ostigliano. Subito dopo il rientro in campo, gli avversari trovano il gol del pareggio con il numero 2 dell'Ostigliano. Ma nonostante tutto, il Pomalico continua ad attaccare con una bellissima prestazione di Acito Giuseppe, che recupera una marea di palloni. E insieme al capitano Angelo Montano incitano la squadra a salire. Ed è proprio al 30° del secondo tempo che arriva il gol di Leo Perillo, che fa esplodere lo stadio comunale Laman Ferrara. Finisce così la partita, con la vittoria del Pomarico per 2-1, conquistando 3 punti importantissimi. La festa della vittoria continua anche fuori dal campo. Vediamo subito le immagini. Siamo noi, ci troviamo al bar centrale Nichi e Mario in compagnia del presidente Epifania Antonio. Arriva la prima vittoria del Pomarico per 2-1 sull'Ostigliano. Una vittoria, diciamo, di misura. Le impressioni del presidente per quanto riguarda la partita? Beh, le mie impressioni sono positive perché il gruppo c'è. Ho visto molte persone motivate, abbiamo provato la nuova punta Gualtieri che ha dato dimostrazione che può comunque affrontare il campionato. Purtroppo avevamo l'altra punta Molinari infortunata per un infortunio sul lavoro. Niente, la difesa al primo minuto ha perso, diciamo, il centrale. Quindi ci siamo trovati un po' in difficoltà. Comunque la squadra, gli 11 hanno lottato e hanno raggiunto finalmente la prima vittoria del campionato. Spero che sia la prima di una lunga serie, ma c'è da giocare ora con il Calvello e da martedì iniziamo di nuovo la preparazione per la nuova partita. Oltre al grande lavoro di squadra, c'è stato anche un grande lavoro da parte della dirigenza che si è impegnata molto, incominciando dal tesoriere a finire anche l'addetto al campo. Più che tesoriere, io lo definirei direttore generale, che è il signor Pontino Carmine, che senza di lui io quest'anno non avrei fatto molto, anche perché ero molto sfiduciato, perché come non lo so, come ben sai, in questa settimana abbiamo fatto una bonifica societaria, abbiamo tolto tutte quelle mele marce che andavano a rovinare la quiete ed il gruppo. E infatti abbiamo visto già lo spogliatoio molto motivato e hanno raggiunto la vittoria. E quindi la società da parte nostra, da parte del dirigente Pontino e da parte dell'allenatore, tutti, c'è molta voglia di vincere e vinceremo, sono certo che vinceremo. La ringrazio Presidente. Sono qui con l'allenatore Cetera Rocco che
tutto euforico della prima vittoria per quanto riguarda l'Atletico Marico che batte lo Stigliano per 2-1. L'impressione dell'allenatore Rocco Cetra? Come sempre abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi si sono impegnati, non solo, abbiamo dettato i tempi, abbiamo giocato bene, tolto qualche infortunio, siamo andati subito in 10 uomini, ho dovuto cambiare subito la formazione titolare. Però diciamo anche che comunque siamo partiti già con parecchi infortunati già all'inizio, sì, campionato, quindi sì, è stato anche difficile per lei trovare un modulo adatto. Anche perché alla fine ho perso anche l'attaccante che fino adesso si è comportato bene, Molinari, quindi ho dovuto inventare un ragazzo che è nuovo, la prima esperienza nel calcio, Gualtieri. Poi ho convocato anche il presidente che purtroppo non ha potuto giocare perché... Però diciamo la verità, il presidente il suo lavoro lo fa, cioè come giocatore forse non è una cima, però come presidente è eccezionale, diciamo la verità, come presidente è eccezionale. Eccezionale sì, perché tutti siamo eccezionali, perché si è impegnato anche tanto il presidente, siamo, da dire. Sì. Perché è una società nuova, una società che vuole crescere, una società che vuole vincere, è la prima cosa. Dal mio canto invece voglio veramente dire grazie a questi ragazzi che hanno messo il cuore oggi. Niente, la vittoria penso che è meritata, perché potevamo vincerla anche largamente, è andata come è andata. Dai, un 2-1 è un buon risultato. 2-1 è un buon risultato, anche perché è una seconda in classifica, veniva da 2-3 vittorie consecutive. Penso che è una delle prime, dai. Va. La ringraziamo mister, ci sentiamo al prossimo aggiornamento. Salve. Ciao. Siamo qui in compagnia del capocannoniere dell'anno scorso, ovviamente, Leo Perillo, ma che comunque sta dimostrando già di fare tanti gol, comunque, perché la seconda giornata che appena la seconda convocazione anche, perché sei stato un po' fermo per un po' di tempo. Sono stato fermo per le squalifiche della FIGCR, voglio ringraziare tutta la società che mi ha dato fiducia, specialmente oggi, che avevo un'altra giornata da scontare, però il Pomarico mi ha dato questa grande fiducia e soddisfazione. Ma anche tu hai dato una grande soddisfazione al Pomarico segnando il gol, diciamo, decisivo della partita. Io l'Atletico Pomarico è dall'anno scorso che lo porto nel cuore e lo continuerò a portare avanti fino a quando mio figlio diventerà grande, perché è una cosa per me che mi ha troppo legato al mondo del calcio. Siamo contenti e speriamo comunque che tu possa fare tantissimi altri gol e portare l'onore dell'Atletico Pomario, l'Atletico Pomarico in alto. Ti ringraziamo, Leo. Spero di portare l'onore dell'Atletico Pomario in alto. Voglio ringraziare tutta la dirigenza, il presidente Tonio che mi ha dato l'opportunità di giocare oggi, Carmine che insieme a Tonio mi hanno dato e specialmente il mister che mi ha messo in formazione. Grazie.